La famiglia reale d'Inghilterra torna a far parlare di sé e questa volta lo fa attraverso il principe Carlo. Il figlio della regina Elisabetta ha fatto alcune dichiarazioni importanti in merito al matrimonio passato con Lady Diana, con la quale ha avuto i suoi figli William e Harry. Ecco le sue dichiarazioni. L'obbligo di sposarsi. Il principe Carlo è voluto tornare in merito al rapporto sentimentale che intratteneva con Lady Diana. Sposare Diana è stato un errore enorme, afferma il reale nel giorno del suo 70° compleanno. È passato diverso tempo dalla morte di Lady Di e ancora oggi ricorda la tristezza di quei giorni. Per Carlo d'Inghilterra il matrimonio con Diana è stato soltanto una forzatura imposta da fattori esterni. Il reale sapeva già che il rapporto non sarebbe durato a lungo, dato che non conosceva per niente la sua futura moglie. Prima di sposarci ci siamo visti 12 volte, non ero in grado di capire se lei potesse essere la donna della mia vita. Ha dichiarato il principe in una confessione inedita raccolta da Robert Hobson, corrispondente reale di fiducia della famiglia. Hobson ha messo insieme tutte le parole di Carlo all'interno di una biografia intitolata Charlotte 70, Thoughts, Hopes and Dreams. Il libro racconta come già pochi giorni prima del matrimonio si respirava aria di tensione, specialmente tra Carlo e Diana. Il principe non riusciva ad avere un rapporto sereno con la donna che a sua volta non voleva nemmeno sposarsi. Secondo quanto riportata nella biografia, sia Carlo che Diana hanno compiuto questo gesto in nome del paese e nel rispetto dei propri cittadini che tanto ammiravano la coppia. Il volere di Carlo, però, era contrastante con quello del popolo, sapeva a cosa stava andando a compiere. Il libro riporta anche le forti parole che Principe Filippo ha rivolto al proprio figlio in merito alla vicenda. O la sposi o la lasci. Carlo ha raggiunto la felicità nel 2005 quando ha sposato Camilla, mentre per Lady Diana rimpiange ancora quei giorni pentendosi della scelta insensata che ha fatto.